Sindaca Cassese, unica donna eletta nei 33 comuni di Irpinia al voto, che valenza ha questa scelta del popolo di Scampitella? Penso di essere l'espressione di quel popolo libero, quel popolo che non vuole condizionamenti e che vuole un tipo di politica diversa, una partecipazione più attiva e soprattutto una partecipazione attiva da parte dei giovani, perché sono i giovani che un gruppo di giovani che 5 anni fa hanno individuato me e poi abbiamo portato avanti questo disegno. Come immagina Scampitella tra 5 anni? Insomma, per che cosa si caratterizzerà la sua amministrazione? Beh, Scampitella fra 5 anni io la immagino, intanto per il momento vorrei che diventasse un laboratorio attivo sotto tutti i punti di vista, attivo nel senso di utilizzare tutte le risorse e investire sul turismo, investire sulle caratteristiche del paese. Noi abbiamo dei reperti archeologici importanti, abbiamo una ristorazione importante, abbiamo dei ragazzi che sono molto creativi perché immagini da qualche anno si porta avanti il carnevale e ci sono delle strutture, riescono a creare delle strutture importantissime, belle, da fare invidia effettivamente. Quindi noi vogliamo puntare su questo e per puntare su questo abbiamo bisogno non solo dei consiglieri in carica, abbiamo bisogno dei consiglieri non eletti, abbiamo bisogno dei consiglieri dell'altra lista, abbiamo bisogno di tutta la comunità di Scampitella perché noi dobbiamo rilanciare il nostro paese e non basta solo un consiglio comunale con 11 persone. I comuni da soli in generale non possono farcela, ci sarà bisogno anche di enti sovracomunali. Qual è la sua idea di rete o di attivare circuiti che possano beneficiare poi la comunità? Ma sicuramente noi dovremmo diciamo, collaborare con i comuni, soprattutto della Baronia, perché da soli, come la scuola, da soli non si va da nessuna parte, quindi è opportuno collaborare con i sindaci, vedremo un po' anche per quanto riguarda delle iniziative in rete. Noi abbiamo Trevico che ha delle peculiarità, Vallata, Valle Saccarda, insomma. Cercheremo di ragionare insieme perché il rilancio di un paese è il rilancio di tutti.